Hotline Miami è una piccola perla realizzata da Denaton Games, un team composto da Jonathan Soderstrom e Dennis Wedin, ed uscito il 23 ottobre 2012. Pubblicato da Devolver Digital, possiamo trovarlo su PC, Mac e su PlayStation 3, Vita e 4. E proprio su quest'ultimo abbiamo realizzato questo video gameplay. Come potete vedere, il gioco è un arcade trial and error con vista dall'alto e possiede un gameplay molto frenetico. L'obiettivo del giocatore è quello di sterminare ogni nemico presente nell'area con grande efficacia ed efficienza, prima che possano colpirci. Infatti basterà un solo colpo e dovremo ripetere il livello. Il gioco è molto semplice, si utilizzeranno solamente tre tasti, con R1 si attacca il nemico, con L1 è possibile sia raccogliere le armi che lanciarle addosso ai malcapitati e con la X si interagisce con l'ambiente e si eseguono le esecuzioni sui poveretti per terra. Inoltre ogni morte conferirà al personaggio un punteggio, dipendente dal modo in cui li abbiamo uccisi. Il cuore del gioco è tutto qui, state già osservando quindi come è possibile ottenere un buon punteggio per ricevere la valutazione a più ad ogni livello. Iniziamo quindi con qualche dritta. Le armi da mischia danno un bonus maggiore di quelle da fuoco e uccidere più nemici in un breve lasso di tempo darà vita ad una combo che moltiplicherà quindi il punteggio ottenuto. Inoltre, uccidere un nemico con un'esecuzione garantirà un ulteriore bonus. Per buttare a terra dei nemici ci sono più metodi. Il primo è quello di colpirli a mani nude, il secondo è quello di lanciargli addosso un'arma contundente e il terzo è quello di sbatterli per terra sfruttando le porte. Per quanto riguarda i primi livelli del gioco è molto semplice ottenere il rank massimo, basta cercare di concatenare qualche combo e sterminare i nemici per terra. Jacket, il protagonista di questa avventura malata, all'inizio di ogni massacro coprirà il suo volto con maschere di diverso tipo, che gli garantiscono vari bonus. Per effettuare questo walkthrough abbiamo utilizzato la maschera di Zack, che ci dispensa un intervallo di tempo un po' più lungo per uccidere più scagnozzi nella stessa combo. Su internet ci sono altre videoguide, e solitamente per ottenere il massimo punteggio viene utilizzata o Zack, se si vuole giocare in maniera frenetica ed efficace, o Carl, che ci permette di iniziare il livello con un sadico trapano. In questo modo si gioca puntando sul risollamento del nemico e sull'esecuzione col trapano stesso, che dà un punteggio più alto per ogni morte. Dal terzo capitolo le cose iniziano a farsi un po' più serie, inizia a diventare fondamentale conoscere il pattern di tutti i nemici, l'efficacia e l'efficienza nel devastare stanza per stanza. Ogni centesimo di secondo ed ogni movimento deve essere dosato al massimo, visto che i nemici hanno dei tempi di reazione praticamente prossimi allo zero. Al secondo piano del terzo livello diventa fondamentale uccidere la prima parte dei nemici tutti all'interno della stessa combo, dove è conveniente sbatterli per terra con le porte oppure lanciargli addosso le armi e poi finirli in maniera tale da ottenere più punti con una stessa uccisione. Qui compare il primo boss del gioco, che va colpito prima con lo shotgun un paio di volte e poi finito in maniera ovviamente cruda e violenta. Thank you.
Ed eccoci al quarto capitolo. Per quanto riguarda questo capitolo, ho preferito fare piazza pulita delle prime tre stanze nella maniera più veloce possibile, in maniera tale da assicurarmi comunque una combo da 10 uccisioni. Questi nemici mi hanno visto dallo specchio e mi sono venuti incontro. Dopodiché, con calma, ho attirato i nemici presenti in questa stanza, che sono i più mortali e più pericolosi, fuori dalla stanza, uno alla volta. Qui sono stato anche abbastanza fortunato. Ho colpito il nemico e infine gli ho effettuato un'esecuzione. Al secondo piano diventa un po' più difficile concatenare le uccisioni, quindi ho puntato di più sulle esecuzioni. Qui diventa fondamentale attirarli entrambi e ammazzare subito gli altri due nemici presenti qui, in maniera tale da concatenare una combo decente. Per gli ultimi nemici invece bisogna utilizzare per forza un'arma da fuoco. Come sicuramente starete notando, il gioco ha un contenuto di violenza molto alto ed è proprio questo uno dei punti di forza della produzione. Oltre all'innegabile piacere che il giocatore prova mentre massacra a colpi di mazza da baseball il malcapitato di turno, il gioco è pieno di chicche che rendono l'atmosfera acida e malata, il tutto suggellato da una colonna sonora di livello eccezionale. Il primo piano del capitolo 5 mi ha dato non pochi problemi, soprattutto in questa prima parte, perché è molto difficile trovare il tempismo giusto per ammazzare tutti i nemici senza perdere la combo, ma allo stesso tempo beccarli mentre passano dinanzi alle porte per fargli l'esecuzione. Come al solito ti lancio addosso un'arma e poi lo finisco. Mentre per questi ultimi nemici è meglio tirarli fuori dalla porta e poi ammazzarli con più calma. Mentre per il secondo piano ho cercato di ammazzare i primi 7 nemici all'interno della stessa combo. Per fortuna sono abbastanza ammassati, quindi non ho problemi nell'ucciderli tutti quanti insieme. Ci sono molte armi da fuoco, quindi è molto facile morire. Adesso uno degli obiettivi, ecco, è quello di attirarli verso la porta per buttarli a terra e finirli, per poi finire gli ultimi nemici in totale tranquillità con un'arma da fuoco. Ed eccoci alla sesta carneficina. Il primo piano del sesto capitolo è un livello molto singolare. Infatti gli avversari saranno tutti dotati di arma da fuoco e ammassati all'interno di uno stanzone. Io per prima cosa ho sparato in maniera tale da allertare alcuni nemici e poterli finire sfruttando le porte e facendo un'esecuzione. Dopodiché ho ucciso tutti gli altri utilizzando la mia arma da fuoco. Anche il secondo piano ha uno svolgimento singolare, infatti siete praticamente costretti ad utilizzare l'arma trovata sul balcone. Come al solito ho preferito lanciarla per assicurarmi almeno un'esecuzione, per poi uccidere tutti gli altri all'interno di un'unica combo da 7 uccisioni. Ok, passiamo al settimo massacro.
è molto importante stendere subito l'avversario nel bagno, per poi dedicarsi a quello che ci viene incontro e finirli entrambi. Dopodiché raccogliamo lo shotgun e uccidiamo tutti i nemici nella hall. Attenzione, in questo capitolo è fondamentale completare ogni piano con un buon punteggio, altrimenti dovremo rigiocare dall'inizio tutto il capitolo stesso. Prima di salire al secondo piano, assicuratevi di armarvi di mazzata baseball. Uccidete subito i due manigold dell'ingresso e abbiate un buon riflesso per uccidere il cane che vi arriva subito addosso. Sostituite la mazza con un fucile e finite prima il grassone e poi tutti gli altri. Recuperate la mazza da baseball e proseguite. Ok, questo piano è molto facile. Cercate di effettuare persecuzioni possibili sui nemici che sono abbastanza isolati, per poi dedicarvi al grassone con l'arma da fuoco. Qui sinceramente ho dimenticato di rimunirmi di mazza da baseball, ma ho avviato sfruttando la porta. Uccidete i primi due avversari, poi aspettate che gli altri due e il cane vi siano abbastanza vicini tra loro per poter uccidere insieme. Dopodiché, arma da fuoco e uccidiamo il ciccione. La seconda boss fight è in vista. Quindi usciamo dall'edificio e raggiungiamo il luogo del nuovo massacro. Come vedete, questo posto è già stato teatro di un massacro, ed è nostro compito quindi uccidere l'altro killer. Eccolo qui. Niente di più facile, no? Raccogliamo la mazza da golf, stiamogli alla larga e dopo due colpi ci lancerà addosso il macete. Colpiamolo quindi mentre è disarmato. Ripetiamo il procedimento e finiamolo. Delle mie colonne sonore preferite. Il primo stage di questo livello è essenziale per ottenere il grado massimo. Riuscire a completare il livello stesso all'interno di un'unica combo vi richiederà molti tentativi. Seguite lo stesso percorso che ho fatto io e non avrete problemi. Nel secondo piano uccidete il nemico lanciandogli subito addosso la mazza e finendolo, per poi puntare subito a sinistra. Se avete il tempismo giusto non vi vedrà e mentre lo ucciderete verrete raggiunti dal cristallo a destra, ma vedrete subito il bersaglio. Dopodiché dedicatevi ai nemici della stanza a destra, uccideteli con molta rapidità e fine andate a sinistra. Lanciate l'arma sul nemico di fronte a voi, stendete quello seduto sul divano e finite entrambi. Aspettate che il criminale passi di fronte alla porta, stendetelo, uccidete l'altra presenza nella stanza e finitelo. Ora, con molto tempismo, uccidete i cani e il criminale nel corridoio. Nel frattempo, altri nemici vi avranno visto attraverso i vetri e vi verranno addosso. Sfruttate la porta per atterrarli e ucciderli tutti. Mancheranno gli ultimi due sopravvissuti. Come prima, aspettate che uno passi dinanzi alla porta, stendetelo, uccidete l'altro e uccidete il primo stordito per terra. E con quest'ultimo bagno di sangue si conclude questo capitolo.
preparatevi a ripetere questa stanza molte volte. Cercate di seguire i movimenti nel video al minimo dettaglio e usate il coltello per una maggiore rapidità di esecuzione. Per non perdere la combo è essenziale sporgersi leggermente affinché i nemici ti vengano incontro. Dopo aver ucciso i primi tre avversari, usate il fucile per attirare gli altri. Fate fuori anche loro col secondo colpo di fucile e tornate a raccogliere il coltello. Ripulito in basso e tornate nella stanza verso l'alto. Uccidete chi vi viene incontro e proseguite. Superate la stanza circondata dai vetri e lanciate la vostra arma addosso al poveraccio che vedrà la sua gola sgozzata in pochi secondi. Le vostre ultime vittime si trovano tutte isolate ed è molto semplice ucciderle. Fate attenzione sulla via del ritorno, superate le finestre evitando il laser degli sbirri, poi fuggite a gran velocità verso la macchina colpendo l'unico sbirro sulla vostra strada. Nel capitolo 10 c'è una quantità enorme di nemici con arma da fuoco. Costeggiamo il muro di sinistra e lanciamo il coltello raccolto dinanzi a noi. Colpiamo il tizio a destra e sfondiamogli la faccia. Adesso sfruttiamo le colonne per ripararci e attirare i nemici verso una morte dolorosa. Lanciamo la mazza addosso al nemico al centro e sbarazziamoci. Andiamo a sinistra, poi verso il basso e ripuliamo la stanza con i vetri. Gli ultimi tre sopravvissuti sono facili da eliminare, grazie alla copertura fornita dalle colonne. Facciamo fuori i nemici di fronte a noi e ripuliamo a destra sfruttando la copertura del muro. Andiamo in alto e ci saranno tre facili bersagli a breve distanza. Ora uccidiamo prima quello col mitra, poi gli altri due. Infine sbarazziamoci degli ultimi sopravvissuti nella sauna. Attacchiamo prima dall'alto e poi dal basso. Uniamoci di spranga di ferro e andiamo oltre. Questo è probabilmente lo stage più difficile del gioco, morirete spesso. Cerchiamo di attirare fuori dalle stanze i vari criminali sporgendoci leggermente. A riparo dall'angolo facciamo fuori tutti. Andiamo in basso, attenti al cane che vi arriverà addosso e ripuliamo la stanza attirando fuori i nemici. Un centimetro di troppo e dovremo ripetere il piano. Infine tenetevi sempre larghi e riparate grazie alle mura e cercate gli ultimi sopravvissuti. Anche in questo piano il pericolo maggiore sarà rappresentato dalla gente con armi da fuoco a sinistra. Procediamo ripulendo le stanze e ignorando il ciccione. Dopodiché, sporgendoci leggermente, attiriamo i nemici a sinistra e uccidiamoli. Rubiamogli gli armi da fuoco e riempiamo di piombo il grassone. Occuparsi degli ultimi tre è solo un dettaglio.
L'inizio di questo capitolo è fighissimo. Prendete la pistola silenziata e fate strage. Dopodiché armatevi con la spranga e fate fuori prima i due sopravvissuti nella hall e infine gli ultimi due ignari nello stanzino. Anche al secondo piano utilizzerete molto la pistola silenziata, ma quando è possibile cercate di finire i nemici con una finisher, altrimenti il punteggio ne risentirà. Andate subito a sinistra e uccidete il nemico nell'angolo con la spranga, dopodiché dedicatevi a quello che vi stava inseguendo. Quindi ripulite le stanze sfruttando le porte a vostro vantaggio e facendo esecuzioni. Le ultime vostre vittime con arma da fuoco, lanciategli addosso la mazza e finite. Azz! Me ne ero completamente dimenticato. Nuova mini boss fight. Uccidete subito lo scagnozzo che esce dal furgone nero, recuperate il fucile e uccidete il ciccione. Evitando gli esplosivi, mirate sempre verso la porta del furgone e uccidete tutti i nemici. Infine, finite il bombarolo. Questo capitolo è ambientato in una stazione di polizia. Recuperate quindi il manganello e iniziate a ripulire le stanze facendo molta attenzione. Infatti ci sono molte vetrate e spesso i nemici vi coglieranno di sorpresa. Sfruttate i muri a vostro favore e cercate di non farvi vedere e di coprirvi dalle armi da fuoco. Andate diritti verso l'alto uccidendo chi vi si para davanti e recuperate subito un'arma da fuoco. Quindi tornate indietro e finite chi avevate ignorato prima attirando nuovi sbirri. Gli sbirri sovrappeso non possono essere uccisi dalle armi a contatto. Data la giornata presente, vicino a un fuoco, anche con l'isolato che vi porta. Aspettate qualche secondo prima di attaccare in alto. Serve a far posizionare correttamente tutti i nemici prima di iniziare a uccidere tutti gli sbirri sulla nostra strada con la stanza in alto a sinistra. Quindi prendete il mitra e fate fuori quelle accese. Sostituitelo con uno più carico
e uccidete quindi gli sbirri in alto. Aprite la porta del detenuto e strangolatelo. La solita delicatezza made in Hotline Miami. Il piano del capitolo 14 è molto semplice. Stendete due nemici e proseguite. Adesso uccidete il primo scagnozzo e battete in ritirata, assicurandovi di aver attirato a voi quell'armata di fucile. Impossessatevene e ripulite lo stanzone. Attenti a non sprecare proiettili, altrimenti vi ritroverete a fare quello che ho fatto io con questo cane, dove ammetto di essere stato un po' fortunato. Infine, uccidete l'ignara vittima. Ripulite subito il bagno di fronte a voi e puntate a destra, dove i nemici sono molto vicini. Poi andate a sinistra e aspettate che siano loro a venire da voi. Tornate nuovamente a destra, aspettate che le vostre prede si siano avvicinate e impossessatevi del fucile. Andate nuovamente a sinistra e sparate. In questo modo ucciderete anche i nemici nell'altra stanza. Eccoli qui, già morti. E infine sbarazzatevi del ciccione a pugni. Colpo di scena, vi ritroverete ad utilizzare il boss che avete ucciso in precedenza. Lui utilizzerà solo il macete e 3 coltelli da lancio, quindi fate economia delle armi che avete. Se vi state facendo domande sulla trama, è normale, gli sviluppatori sono stati volutamente poco chiari, ma si può intuire che il mondo attorno a Junket si va via via distorcendo a causa dell'abisso di violenza in cui si infila. È quindi legittimo pensare che ci siano 2 continuum temporali, uno dove Junket ha vinto la boss fight e un altro, probabilmente la realtà, dove ne è rimasto ucciso. In questo video gameplay ci siamo limitati a trattare gli stage con rank e a non parlare degli aspetti narrativi del gioco, come i morti viventi e parlanti che pian piano costellano il quotidiano di Junket, ma magari se ne potrà parlare quando tratteremo Hotline Miami 2. Uccidete subito chi si trova di fronte a voi e puntate immediatamente al bagno. Uscite e uccidete coloro che si sono avvicinati, infine ripulite la stanza a dentro. Seguite esattamente il percorso del video, perché tutti gli altri risulteranno in qualche modo mortali. Puntate verso il basso lasciandovi alle spalle una scia di sangue. Tornate verso l'alto e sbarazzatevi di coloro che vi vengono incontro. Infine uccidete gli ultimi 2 nemici con i coltelli da lancio.
Questo è l'ultimo capitolo con rank del gioco, e se avete seguito questa guida non ci saranno problemi ad ottenere il punteggio massimo in tutte le missioni. A breve uscirà anche Hotline Miami 2 From Grabber, e magari spulceremo insieme le novità apportate a questo semplice ma impegnativo sistema di gioco. È stato un piacere farne carneficina insieme a voi, ci vediamo al prossimo.